Se hai queste necessità, un cane non lo devi prendere. Dove vuoi andare fuori a fare la pipì? Io sono andato a lavorare, tu no. Continua a dormire che papi va a fare un aperitivo, eh. Ciao. Come ci cambia un cane? Mi raccomando, non fare la pipì, non distruggere casa e non ti lamentare, va bene? Aspetta. L'ansioso. Oh mamma mia, mi sta venendo un attacco di panico. Adesso non vado a lavorare. Sarà bene? Mi manca tantissimo. Io ho messo tutto, sì. Giochi, acqua. Ma i calzini da terra li ho tolti? O era ieri? Che faccio, torno indietro? L'apprensiva. Guarda qua, ma che ti sei combinato? Adesso io come faccio? È solo un taglietto, lascialo stare. È un taglietto. È un taglietto. L'arredatore. Il cuscino, la copertina. L'ho preso per l'altro. Fammi Ma che carini. Ma secondo te il cane capisce la differenza tra chip e chop? Lollo, questo è chip e questo è chop. Piacciono? Il fotografo ossessivo compulsivo. Guarda che foto belle. Oh, ma questo è un cu. Il veterinario online. E che ti è successo? Dottore, salve, buonasera, sono la mamma di Lorenzo. Sì, signora, mi dica. Sì, salve. Un'informazione. Ho Lollo con un dentino rotto e su Google ci sono tante, tante, tante malattie. Che cosa devo fare? Signora, quanti mesi ha Lorenzo? Ah, 3 mesi e qualche settimana. Ho capito, gli dia il tempo di crescere. Tra qualche mese gli usciranno i dentini nuovi e perderà i denti da parte. Ma è sicuro? Perché ho visto su Google che ci sono tante malattie. No, ma che c'entra Google adesso? Dottore, perché su Facebook mi dicono che devo venire direttamente da lei? Signora, non la sento più. Signora, non la sento più. Signora, c'è un... Enza. Ma va. L'ottimista. Piano, piano, piano. Vai giù, dai, scendi, scendi, scendi. Il cognato del fratello dell'amico di mio zio mi ha detto che prima o poi gli passerà. Dopo 6 anni. Mi sa che il cane non si è calmato, eh? Il pigrone che non dovrebbe avere mai un cane. Vieni qua, dormi. Io sono stanco, sono andato a lavorare, sono stato fuori tutto il giorno. Vieni qua, dormi. Dove vuoi andare fuori a fare la pipì, sai? Ci andiamo dopo. Dai, dormi un pochettino. Quindi zitto, muto, dormi. Volevo dormire, ma vengo. Corsa. Lollino, ecco, bravo. Continua a dormire che papi va a fare l'aperitivo, eh. Ciao. Il cane. Istruzioni per l'uso. Se vuoi questo e non dai questo e ti piace solo questo. e non raccogli questa E non dai questo. e non fai questo E ogni tanto bisogna fare anche questo. Allora prendi questo. O questo. No, questo. Cosa facciamo noi che amiamo i cani? No, Mattia, non vengo, non ho voglia, sono troppo stanco, resto a casa con Lollo. Tu sei pazzo, ma pazzo. Se ami il tuo cane e ti fai 1000 problemi ogni volta che devi lasciarlo solo e ami essere chiamato pazzo, commenta e condividi questo video. Noi cani li ami, amo, e tu?